Dunque, io sono qui un po' per parlarvi del progetto Stampa, più in generale però questo master è stato voluto, no? Portarmi tra noi e siamo alla seconda edizione, lo spiegherò anche quasi una terza edizione, adesso vediamo, però non voglio fare insomma salti in avanti e ci parleremo. Dunque, il progetto Stampa è un progetto, innanzitutto per cui dobbiamo ringraziare la Regione per avere questo progetto, perché comunque si è interessata fortemente fin dall'inizio del programma Fabbrica Intelligente, e con il Politecnico abbiamo deciso di percorrere questa. Io dovrei chiamare anche qui la dottoressa Lombardi, in realtà, no, perché magari lei sta seguendo gli aspetti scientifici del progetto e copre differenti aspetti della DT Manufacturing. È il primo master europeo, quello di cui stiamo parlando, è il primo progetto regionale europeo e va a sistema con molte iniziative che avevamo già in corso. In particolare si parla di 4 progetti europei, 2 dei quali li coordiniamo, uno dei quali partirà insomma questo mese, con la piattaforma europea di Additive Manufacturing, sono di cui insomma faccio parte del board di questa piattaforma europea. Abbiamo insomma pubblicizzato evidentemente questa iniziativa. E tra l'altro anticipo che vorrei organizzare un evento con il Politecnico di Torino al Castello del Valentino, in cui uniamo il kick-off meeting del progetto europeo che sta partendo, che è un'iniziativa abbastanza importante. Vorrei fare parte della dissemination di questo progetto della Fabbrica Intelligente Piemonte di Stampa e poi parlare anche del Master di Additive come primo esempio di Master in Additive Manufacturing in tutta Europa. Quasi 4-5 anni fa, ormai, no? Mauro viene da me, mi presenta e fa: ma perché Prima Industria non fa macchine di additive manufacturing? Io un po' così ci interessammo, neanche troppo all'inizio, Mauro lo sa, no? E poi scoprimo di avere qui in Piemonte, non troppo lontano da Torino a Cameri, una sede di General Electric Aviation. Prima di risalire l'acquisizione generale, no? Che faceva additive, insomma, portai l'ingegnere carburatore lì e ci parve di entrare a Garland. Quindi, no? Successivamente poi sono andato a Cincinnati, ho incontrato i vertici General Electric, questo 2-3 anni dopo, no? E parlammo insomma del progetto Borealis e di tutte le altre iniziative, no? E quando cominciamo a presentare questo progetto parlavamo dell'additive come una perversione tecnologica, l'illusione di avere tutto ovunque semplicemente digitalizzando il contenuto dei file. E l'aspetto digitale è un aspetto molto importante dell'additive, tant'è vero che lo fa rientrare nelle tecnologie industria 4.0. io devo andare via prima oggi perché ho un aereo per Berlino, domani faremo un incontro tra il ministero tedesco e quello italiano, quindi è il famoso incontro Merkel-Gentiloni, non so come si dice Gentiloni, la verità, quindi lo vedremo domani, dove siamo stati invitati come Prima Industria, di cui parlerò di questo progetto insomma, a questo incontro per parlare delle collaborazioni sull'industria 4.0. Questo per dirvi quanto è rischioso il progetto, quanto sia quanto la visione del Master sia di fatto una visione centrata nel panorama insomma dell'innovazione, della frontiera tecnologica, dell'innovazione europea, però mondiale, e quanto effettivamente queste iniziative che abbiamo messo in piedi in questa regione siano di fatto il fiore all'occhiello della regione stessa. Questo è per darvi un panorama. A fine mese, non ultimo, per via degli sviluppi di Borealis e quant'altro, la NASA mi ha contattato, mi sembra strano che succeda una cosa di questo genere, per sapere a che punto è il progetto e se è interessato al progetto Borealis. Prima vorrei questo. Quindi, dal punto di vista di Prima Industria, questo momento tecnologico dell'additive richiama un po' quello che era il taglio laser, no? Perché quando si parlano dell'additive per fare prototipia, noi ci ricordiamo che le macchine di taglio laser servivano negli anni 80 per fare prototipi, e che nessuno avrebbe mai immaginato che queste macchine sarebbero diventate degli strumenti di produzione 24 ore per 7 giorni a settimana, quindi i famosi 24/7, ed oggi sono una realtà industriale, tant'è vero che il nostro mercato principale è l'automotive.
chi conosce l'automotive sa che il mercato non perdona. Elevatissima qualità, fermo macchina devono essere pressoché zero, manutenzione predittiva, no? È programmata, no? E soprattutto i margini non sono neanche altissimi, quindi per noi costruttori di macchine, il che significa che il mercato della macchina laser in 30 anni ha cambiato pelle. Quindi dalla prototipia in 30 anni è diventata una tecnologia industriale. Questo è quello che succederà all'Abit. In 30 anni i tempi sono cambiati. Succederà in 10 anni, molto prima. Ed è il motivo per cui questo progetto è di particolare interesse. Ed è il motivo per cui la regione ad un certo punto ha fatto un audit con il Politecnico e noi e ci ha chiesto: ma cosa ne pensate dell'additive? E abbiamo detto, e l'abbiamo detto anche al Ministero dello Sviluppo Economico, il Piemonte è la prima regione d'Italia per l'additive manufacturing. Il nuovo del Politecnico è sicuramente quello di maggior valore nel network delle università e dei centri di ricerca italiani. Di conseguenza nascerà un competence center sull'additive manufacturing con un appendice laser based manufacturing con prime industrie sulla regione Piemonte, e da questo competence center nascerà anche un digital innovation hub europeo dove avremo un board di grandi imprese, la parte del digital innovation hub regionale e chiaramente il competence center con l'università di Torino e l'Inps che faranno da centri di ricerca. Stiamo parlando di 3 anni, quindi 3 anni in cui abbiamo fatto queste cose qui in Regione Piemonte, 3 anni in cui abbiamo messo a sistema, no? delle iniziative europee, regionali e nazionali. Siamo stati bravi. Quindi, parlando del progetto Stamp, il progetto Stamp, siamo alla seconda edizione di Master. Io adesso non vorrei affrontare il tema che cos'è l'additive, perché se siamo qui lo sappiamo tutti, abbiamo per assodato che siamo allineati sull'additive. Questo è il partenariato. Il partenariato del progetto Stamp, a differenza degli altri progetti della fabbrica intelligente, è un partenariato molto eterogeneo, fatto di grandi imprese, piccole imprese, no? Tutti i centri di ricerca, quelli più importanti, insomma, della regione Piemonte, almeno sulla tematica additive, e tante piccole imprese. E quindi io con un certo vanto devo dire che è stato difficile avviare il progetto Stamp. La dottoressa Lombardi lo sa, mi è passato numerose ore al telefono, la regione ci ha dato anche un qualche pass, tenendo conto dell'iniziativa del primo progetto, del primo master di additive che è partito senza alcun finanziamento, no? Da parte della alcun finanziamento di ricerca e innovazione sul prodotto. E quindi abbiamo avuto un dialogo diretto con la regione, ci ha aiutato tantissimo, non vedo rappresentanti della regione, ma io in ogni caso mi sento di ringraziarli. Spero di non essere già andato via, però comunque questo per intenderci, per me è stato veramente un'iniziativa importante ed è un'iniziativa dove l'impatto è veramente un impatto totale, insomma. C'è una terza componente molto importante, questa diventa addirittura degli skill 4.0, i famosi skill 4.0 del governo Calenda, che sono il design e la progettazione additive manufacturing oriented. E qui il perché noi siamo qui a parlare di oggi di questo progetto e il perché abbiamo una collaborazione forte con Skill Lab e Politecnico di Torino. Perché comunque gli skill su questa tematica sono davvero importanti e trovare delle competenze formate in giro è davvero difficile ed è appannaggio delle grandi aziende di aerospace in questo momento. Quindi il problema è formare le competenze e sostanzialmente anche poi, come dire, chi verrà formato oggi, chi comincia a lavorare oggi su questa tematica, e qui mi rivolgo ai ragazzi del master di additive, sono poi le persone che guideranno il processo di cambiamento un domani. E qui rientra invece tutta la parte importante dei soft skill, saper gestire un progetto, saper condurre un cambiamento. E questa è una parte importantissima a cui saranno chiamati tutti coloro che vengono formati in questi due master. E io ho scritto il terzo in futuro, però lì dovremmo parlarne bene, no? Quindi questo è un aspetto molto importante e vi devo dire anche una cosa, devo aggiungere qualcosa.
quello che abbiamo fatto, no? La selezione, quindi 120 candidati, la risultante dei candidati, no? E voi tutti, voi che siete stati selezionati per questo master, siete dei profili ad elevato potenziale rispetto, voglio dire, una ricerca, un recruitment di regolare impiego, perché le difficoltà che incontrerete su questo progetto sono diverse. Quindi quello che vi chiediamo è intraprendenza, creatività, metodo e soprattutto di credere, no, anche in una mission, che è quello dello sviluppo, no, di un macchinario e soprattutto il fatto di credere nel progetto di Additive. Quindi io auspico veramente che questo sia una mission centrata, e grazie per il vostro aiuto, perché secondo me è un goal che riusciremo ad avere, insomma. È un investimento importante e io ritengo sia anche un investimento coraggioso, però è la prima iniziativa che viene fatta, insomma, su questo tema e su questo campo applicativo. Io direi che veramente dovremmo essere orgogliosi di quanto stiamo facendo, e voi partecipanti del master dovreste essere orgogliosi del fatto che fate parte di un programma ampio e soprattutto innovativo alla frontiera tecnologica europea, se non mondiale. Quindi io auguro buon lavoro a tutti e soprattutto buon master, perché poi, voglio dire, bisogna, io nei percorsi di master ci credo, io stesso vengo da un percorso di master, quindi io penso che sia veramente una bella iniziativa. Grazie a tutti per essere qua e per la partecipazione al progetto Stampa. Grazie.